a chi trova insieme ai Granas, siamo tornati qui con un nuovo video e oggi abbiamo l'occasione di uccidere il nostro professore. Esatto, perché chi è che non vuole rifarsi dei professori che le hanno maltrattati con i voti brutti? Quindi oggi voi e noi abbiamo la possibilità di farci una avere una rivincita sui professori di merda che mi hanno bocciato. Esatto, due volte, perciò perché... dopo questo video, che sarà un tutorial appunto, no, saprete come uccidere il vostro professore. Don't try this at home. At school. O meglio, don't try this at school. At giustamente. Home. Comunque, niente, io direi subito di cominciare e di fare un bel play. Vai. Un bel play. E vediamo che praticamente si apre in questo modo. Dove... cioè la stanza dove tu sei in punizione praticamente. Tu sei in punizione, a me non mi hanno mai messo in punizione. Abbiamo un barattolo di mosche e qua c'è un ombrello che non possiamo prendere perché ovviamente soltanto col DLC, giustamente. DLC fantastico, chi è che non comprerebbe il DLC di questo gioco? Dino, un portapenne, una spillatrice, un... che cazzo è? Un stimolatore anale. No. Io direi di cominciare con lo zaino. Vai, una cosa... una cosa... tranquilla, no, al massimo gli dà una zainata. Una zainata in faccia. Vai, una zainata Malik. Ah no, è un regalo, che carino però. Oddio, una zainata Malik, l'ho capita. Ma non gli dovrebbe far male, gli dà un regalo. Che gli regala, che è? Che è un accendino, sì? L'accendiamo? Ah. L'accende, lo accende. Ah, proprio è diventato Jerry Scotti. Guarda, dice ah, pure il colpo di grazia, sì, ci manca, sì. Giustamente. Ah, poi bomboletta. E se ne va tranquillo, Agab, proprio, fuck the police. Un po' preciso, beh, schizzi di sangue ovunque e niente, possiamo partire. E la rivincita è completata, sì. La vendetta è completata. Io direi di provare lo stimolatore anale. Stimolatore anale, proprio sì, così. Sì, stimolatore anale. Vai. È una cosa. Ok, andiamo. Particolare. Andiamo. Si guarda intorno. Ti credi, lo prende. Prende. Che è? Tatà. Che è la pompa. Ah, pompa. Glielo metti in bocca. Glielo metti in bocca. Come si dice la gonfia di botte? Mettendoglielo in bocca e poi colpo secco, KO tattico. E se ne va. È la tua fase buona. Sì, se ne va tranquillamente. Proprio. E rimane lì stecchito. Braccio, però. No, non può appena i professori dopo. Sì, no, soprattutto perché questo è proprio lo stereotipo. Niente proprio! Lo stereotipo del professore, capito? Quello esatto. Io direi adesso, io voglio fare la sedia, perché mi gusta, tanto già so cosa farà. Sì, vabbè, cioè, sicuro, è infatti. Boom! Boom, mamma mia. Tutti i denti. Mi ricorda il wrestling. Si è aperta una finestrella lì. Boh, 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 boh. Mamma mia. Guarda i piedi. Piedi, ok, ha finito? No, no. Continua, no, ci salta proprio sopra. Salta proprio, vai, vai. Finito? C'è un fiatone. Hai finito, sì? E se ne va. E se ne va, sempre così, capito? Mi ricordo i tempi del wrestling quando ok, avevo... quindi... uguale. Quella cattiveria, proprio sì, tanta, sì. Eh. Proprio avvelenato, capito? Le mosche, che tu dici che sono mosche. Vorrei proprio vedere che... vai con le mosche. Che ci fa, vediamo. Ah. Vai, vai, lo prende. Boom! Headshot, bitch! Ah, mamma mia! Gioca a baseball! Senza suspense, capito? E poi le mosche magari sono magnano. Che ah, ma mi sa che su api. Sta giocando la pignatta, che è? Ecco. E casi. No, ah, proprio. Sì, boom, arrivato. Olè! Oh! E va a segnare, mamma mia. Giozzina! You can't see me, my time is now. Che stile fantastico, ragazzi. Ok, ci sta, dai, bello. A posto, come il caffè. Vai the boiler. Dai. Ecco, magari ecco io. Che deficiente. Beh, che prima ha ammazzato. Aspetta, ma era una tattica, zitto. Oddio. Porco due. Oddio. Guarda, è zitto omicida. Guarda, è un Raptus, regà. Non ci ha visto più. Questo va a finire a quarto grado. Sì, cioè. E lo annaffia alla fine, è così. È bruciato. Ecco. E lascia cadere Agab. E se ne va di nuovo. Cioè, è una cosa fantastica. Cioè, quella aspetta, come quando pisci sulla tomba, capito? È così. Io non ho mai pisciato su una tomba, quindi non come ammazza, ma tu. Sono cose che se è venerdì sera che sei pisciato. Quando vai al cimitero non vai a pisciare sulle tombe. Non vado al cimitero, anche perché il cimitero a prima porta sta, quindi è abbastanza lontano. Vabbè, meno male che stava prima, senza stava all'ordine. Vai. Si alza le maniche, attenzione. Ti è, stronzo, studia te. Pezzo di merda. Gli occhiali sono saltati. Guarda, guarda. Mo vedi come danza. Questo è simile al caffè. Mo vedremo se io butto a spregio un'altra volta al libro. Guarda, se siede e si mette a sudare. Guarda il sangue. Boom, ah. Ancora l'ultima botta c'è stato. Perché... no, perché gli ha pure lanciato. Magari non era morto, capito? Diamogli. Sicuri. Un'ultima botta, dai, diamola, perché sennò non eri sicuro. Per me era il libro di matematica. Vai di penna. Prendi la penna, se la guarda.
Taglionetto. Ah! Ah! Ancora! 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 Cioè, 33 coltellate! No, no, ma proprio... Cioè, guarda la mano! Questa mi sembra una scena diversa. Sì, ma pare che... Pare che... Capito? Sì, però... lascia la penna e se la sporco di sangue. Le budella intanto l'ho per terra sicuramente. Forbici. Vai. Dai, vuoi tagliare una scheda? No, gli tagliamo una... A sfregio. Oh, papà, stronzo, poi ti metto punizione. Oh, no. More. Cioè, qua lo lascia proprio là. Gli sta con bene. I fiotti di sangue che è. Cioè, gli aveva detto, gli stava di... non si taglia le cravatte, ti metto punizione. Oh, morto. Che roba, qua. E continua a uscire. E niente, adesso la corrente, raga. Cioè, sono curiosissimo, voglio vederla. Stacca la corrente. Gli dan torcina? Oh, da dietro! Mamma mia! Il padrino sì, qui, preciso proprio. Cerca di prendere qualcosa per difendersi, ma non ce la fa. Ancora, continua, più forte di lui. Lotta, lotta selvaggia. Tutti i piedi sul divano. Più selvaggio, guardalo. Olè. E muore, finalmente, ha trovato pace. E se ne e va, ansimando questa volta. Però anche con una gamba un po' traballante, cioè, tremolante. Però questa è stata più figa perché hanno lottato, capito? Ah, allora, siamo arrivati quindi a 10 su 10, quindi ok, abbiamo finito. Abbiamo finito. E per questo video è tutto. La notizia bella è che ci sono altri capitoli di questo episodio, cioè tipo Wacky Your Ex, quindi maltratta la tua ex, maltratta il tuo capo, maltratta il ladro, maltratta tutto. Quindi se vi è piaciuto questo video e arriviamo a un tot like, cioè vediamo che ci sono parecchi like, ne facciamo un altro episodio con un altro... Della ex. Quello della ex facciamo. Sì, maltratta la tua ex. Perciò ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciamo i like. In descrizione ci sono i nostri Instagram. Veniteci a seguire. Io sono quasi a 80.000 follower e voglio arrivarci. Ci dovete far arrivare. Cadono cose se facciamo così. Un punkake, sì. E niente, al prossimo video come sempre. Dai, grazie, è tutto. Bella. E bella.